Nel mese di ottobre alcuni comuni dell'area occidentale della città metropolitana hanno preso parte ad un'esercitazione per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, iniziativa di spicco della Settimana Nazionale della Protezione Civile indetta dal governo. In Campania sono tre i vulcani attivi. Oltre al Vesuvio ci sono Ischia e la caldera dei Campi Flegrei, estesa in un'area che comprende diversi comuni del territorio. L'ultima eruzione dei Campi Flegrei del 1538 fece formare il Monte Nuovo. Da allora il vulcano è dormiente, anche se mostra alcuni segnali di attività che viene monitorata con l'osservazione di parametri geofisici e geochimici. Oggi il vulcano è in fase di attenzione che corrisponde a un'allerta gialla. Con l'esercitazione di metà ottobre sono state messe alla prova alcune procedure ed azioni per fronteggiare un'eventuale emergenza. La cosiddetta zona rossa, identificata con una delibera della Regione Campania, riguarda i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, una porzione dei territori di Giuliano e Marano, alcuni quartieri di Napoli, ossia Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e una parte delle municipalità 1, 5 e 8. Si tratta dell'area dove in caso di emergenza si svolgerebbe l'evacuazione preventiva della popolazione. È fondamentale l'attività esercitativa, perché nell'attività esercitativa si testano le procedure, i protocolli e la gente tocca con mano quello che dovrebbe fare in caso di emergenza. Quindi noi spingiamo molto sull'esercitazione, ovviamente accompagnata da una opportuna e adeguata informazione alla popolazione. Per il comune di Napoli il test è cominciato giovedì 17 simulando una fase di preallarme, cioè di allerta arancione. Il comune ha attivato il proprio centro operativo nella zona di Poggioreale, con tutte le postazioni pronte a reagire in tempo reale alle possibili eventualità e alle situazioni ideate e suggerite da un'apposita centrale. Questa fase era dedicata anche alla verifica dei collegamenti radio e dei percorsi di evacuazione con le possibili criticità. Siamo partiti con l'organizzare la sala che poi ha ospitato il COC, il centro operativo comunale, con dei tavoli, con dei telefoni e con collegamento online del PC. Sono state coperte 11 funzioni con 13 servizi del comune di Napoli per dare un supporto in caso di emergenza. Stiamo sperimentando, c'è tanto entusiasmo, ma c'è anche tanta necessità di imparare per farsi trovare pronti per le esigenze che veramente potrebbero verificarsi, speriamo mai. Sabato 19 si è svolta la simulazione di allarme, l'allerta rossa, con l'evacuazione di alcune scuole e il coinvolgimento di centinaia di studenti trasferiti nelle aree dell'ippodromo di Agnano e del Parco dei Camaldoli. Sono stati così misurati i tempi di percorrenza e i tempi necessari a identificare le persone con un dispositivo a lettura ottica. Sono stati anche allestiti dei punti informativi a cura della Protezione Civile Nazionale, dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine dei Geologi e dell'Ordine degli psicologi della Campania con l'Università Federico II per il soccorso psicologico in emergenza. Che noi adesso abbiamo una grande sfida, quella di passare dalla carta alla tecnologia. L'idea mia è quella di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, le app e quant'altro per consentire a ognuno di noi di conoscere sul proprio smartphone quello che deve fare in una situazione di emergenza. Sì, sta andando bene, ci siamo organizzati per tempo, è ovvio che bisogna migliorare. Queste occasioni ci danno proprio la possibilità di verificare le procedure che avevamo immaginato per portare poi dei correttivi e dei miglioramenti. È necessario anche avere questo tipo di incontro perché bisogna fare sistema. Il tema della protezione civile non è soltanto del servizio di protezione civile o della polizia locale che ne dà supporto, ma è fondamentale che tutti quanti capiscano, sia istituzioni pubbliche che private, che bisogna darsi una mano per uscire da questa emergenza nel modo migliore possibile. In caso di evacuazione a seguito di allerta rossa, le regioni italiane gemellate col comune di Napoli sarebbero disponibili ad accogliere gli sfollati.